Siamo al minuto 85-20, il Milan è sotto per 3-1 per i gol di Pereira dopo 10 minuti, il pareggio di Ibrahimovic su calcio di rigore ripetuto nel, attenzione, ora cerca di venire avanti il Milan, nel finale del tempo, ma a un minuto dalla fine del tempo l'arbitro aveva dato 2 minuti di recupero, il gol di Beto. Messi viene avanti De Ketelaere, vediamo, niente da fare, recuperata la palla, anche oggi è stato un Milan che soprattutto, attenzione ora all'Udinese, con Beto, che supera l'avversario, potrebbe tirare, no, ferma, ancora poi viene fermato molto bene da Krunic. Milan che è partito come a Firenze malissimo, subendo le iniziative dell'Udinese, che è andato subito in vantaggio al 10°, il Milan non ha saputo reagire. Poi dal 20°-25° ha approfittato dell'Udinese che aveva arretrato l'azione e senza mai però creare grandi pericoli salvo un tiro di Leao. Poi nel finale un calcio di rigore per un netto fallo di mano, tiro di Ibra parato, sembrava che Ibra non potesse entrare nella storia, l'arbitro però ha visto un giocatore che era entrato in area a far ribattere Ibra, questa volta non sbaglia. Il Milan non può essere contento se non per un minuto, perché nel finale c'è ancora il gol, sorprendendo Ciao, di Beto. Nel secondo tempo il Milan ha provato a venire avanti senza mai creare grandi occasioni, poi a metà del secondo tempo è stato ancora l'Udinese a segnare. Ora viene avanti ancora il Milan, che viene avanti, perde la palla, ancora Origi, attenzione il tiro, la palla termina fuori con il risultato, sempre il gol di Ezibue ha messo sul 3-1 Milan male. Nel 2023, salvo che con l'Atalanta, salvo che con la Roma per 87 minuti e con la Salernitana, non abbiamo mai visto un Milan bello come va a Firenze, come con la Salernitana, ha vinto a Monza e a Torino, ma anche la difesa sembra tornata a quella di gennaio. Non è una bella serata, purtroppo, contro un Udinese normale, che però ogni volta che veniva avanti sembrava fare male agli avversari, al Milan. Milan che ha visto Tomori non in grande serata, Ciao si è fatto sorprendere sul gol. Insomma, l'elenco del cahier de doléances non è bello. Signori, stiamo arrivando alla sosta, mancano 6 minuti, vediamo se Milan riuscirà a creare qualcosa, ma ripeto, il portiere Silvestri ha effettuato una parata sola sul tiro di Leao. Vediamo, ora viene avanti ancora De Ketelaere, perde la palla, secondo l'arbitro tutto regolare, attenzione, Udinese fraseggia, gioca sciolta, vediamo, ecco Silvestri, lancio lungo. Certo che la situazione della classifica adesso diventa drammatica, vediamo, ora c'è il tentativo di Leao, Leao cerca di andare, viene fermato, ancora la palla per Leao che ora cerca di uscire da un fazzoletto, ci riesce, con Ballotore fermata la palla in maniera irregolare e viene avanti dunque. L'Udinese non vinceva in casa, aveva vinto con l'Inter dal 18 settembre. Qua viene avanti, attenzione, pallone laterale per Calabria che è entrato, ancora Calabria, è entrato Calabria, De Ketelaere, Rebic, Krunic, Origi, non è che è cambiato molto, viene avanti Leao, vediamo, cerca di andare e c'è un intervento ancora falloso su Leao con la conseguente ammonizione. Rimane a terra Leao, c'è un calcio di punizione a favore del Milan al minuto 90 meno qualche secondo. Vediamo quanto saranno almeno 5 o 6 minuti di recupero. Vediamo il calcio di punizione. 7 minuti di recupero sembra. Vediamo il calcio di punizione a favore del Milan. 7 minuti, c'è ancora possibilità. Dai, c'è ancora possibilità. Dai, 7 minuti. Abbiamo preso 3 gol noi una volta in 6 minuti. Dai, vediamo. Pallone dentro, vediamo chi va.
facilissima la parata del portiere Silvestri, il pallone su di lui, rimane, ora vediamo la rimessa, anzi no, il calcio lungo, un'altra serataccia signori, incredibile, il momento, Milan nelle ultime tre partite un punto con la Salernitana, vediamo, attenzione, dobbiamo farne sei con Salernitana Udinese. Controllata la palla dal, dai Origi, alzati, alzati, attenzione, viene avanti ancora Udinese, entrata di De Ketelaere, dai Char, dai, controllata la palla, scivola, niente, non ne approfitta il Milan, viene avanti ancora Udinese, attenzione, buono l'intervento di Tonali che lotta, poi dovrebbe darla ancora a Leao, Leao supera un avversario, ci ha provato, libero, c'è Calabria libero, pallone dentro per Rebic, Rebic tra avversari, perde la palla, la tiene, appoggia Leao, Leao dovrebbe aprire, vediamo, Tonali, ancora Tonali viene fermato, e poi c'è, ecco, ammonito Tonali, una scena indecorosa di un giocatore dell'Udinese, perché Tonali non gli aveva fatto nulla. Capisco che sia una scena per un motivo, perché Tonali gli ha detto alzati e il giocatore dell'Udinese gli si è avventato contro, quindi se fosse stato invece veramente colpito da Tonali sarebbe rimasto a terra, ecco perché penso che non si sia fatto assolutamente nulla. Tanto vediamo, siamo, che minuto è? Mancano 5 minuti alla fine, c'è un calcio di punizione, no, una rimessa laterale a favore del Milan, vediamo, cerca di venire avanti ancora il Milan, vediamo la rimessa laterale, vediamo il lancio lungo di Leao, pallone lungo, vediamo Leao che mette in mezzo un pallone molto lungo dalla parte opposta, cerca di andare Calabria, riesce a recuperare la palla, un vivace Calabria, attenzione, dalla dentro, l'appoggio, bella questa, e non riesce in spaccata Origi a recuperare il pallone che termina in fallo laterale, ha cercato Origi di infilarsi, allora vediamo una rimessa laterale ad opera della formazione dell'Udinese, che serate ragazzi, un 2023 sul piano del campionato dura. E diventa dura anche arrivare in Champions League se non si portano a casa punti, la prossima è il Napoli, però è proprio un Milan che fa fatica. Adesso c'è un intervento falloso di Origi, inutile oltretutto, vediamo al minuto, attenzione, non si gioca, il Milan non deve commettere falli, ha bisogno che la partita scorra veloce. Vediamo, mi scrivono che tristezza, in effetti anch'io sono demoralizzato perché mi piace vedere giocare a Milan, Milan parte da delle partenze allucinanti, poi due settimane sapete che pesantezza, ci sarà un out di tutti quanti, attenzione, vediamo ancora l'Udinese, non fare commettere fallo, rimessa laterale, ora vediamo, ecco, controllata la palla dal Milan con Krunic che appoggia dietro a Kalulu che è uno di quelli che ha lottato sempre, viene avanti Pallo Touré, cerca di venire avanti, dovrebbe darla, appoggia un bel pallone per Leao, troppo lungo. Speriamo che questa partita, amici miei, finisca presto perché è veramente difficile commentare questa partita perché non c'è nulla da commentare. Partiti male, riesci a pareggiare, ti fanno ribattere il rigore e poi dopo un minuto dal rigore proprio la tenuta, la grinta, la, tutto,
tutte le qualità di un Milan sul piano del gioco, sul piano dell'attenzione, sul piano della determinazione. Sembra aver perso tutto il Milan, incredibile. Ora c'è questo lancio lungo che fa suo il portiere Maignan, che appoggia Kalulu. Kalulu appoggia ancora a Tonali, uno degli ultimi, Milan, ma attenzione, perde la palla, poi la recupera ancora l'Udinese sull'errore di Leao, pallone dentro, e poi c'è un colpo di testa. Vengono giù quando vogliono e come vogliono. Ha provato Pioli a rimettere col 3-4-3, 3-4-2-1, ma è proprio qualcosa dentro che non va, perché ha provato a cambiare, ma c'è stato lo sprazzo con l'Atalanta, sì, le vittorie con Torino e Monza, ma è un Milan molto debole. Il Milan allora viene avanti quando mancano pochissimi minuti alla fine, e allora attenzione con Rebic che perde la palla, recupera Calabria che è entrato bene, ha lottato da un grande capitano. Calabria è entrato bene, dai, vediamo Krunic, pallone dentro ancora Rebic, subito De Ketelaere, ecco De Ketelaere, vediamo, va sul fondo, ancora dentro, bello il pallone, vediamo, niente da fare, bene la difesa del, poi ancora Krunic, niente da fare, controllata la palla, c'è l'intervento, tentativo di intervento falloso, speriamo, mi spiace dirlo, che finisca presto. È finita, Milan perde 3-1, male male male.